Nell'episodio precedente percorro le bocche di Cattaro fino a Kotor, città splendida, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Prendo una dura via di montagna per sfuggire al traffico, panorama sublime. Ma becco un'enorme frana e devo riscendere a valle di nuovo nel traffico. Raggiungo Budva, pranzo economico, monto la tenda e a cena penso al Montenegro che sto per lasciare. Buongiorno, oggi arriverò in Albania. Andiamo. Questa mattina fa un po' freschetto e tira un po' di vento. La prima città del giorno si chiama Bar. Comunque la costante di questo viaggio purtroppo è il traffico. Vorrei provare a rimanere sui marciapiedi, ma ogni tanto guardate come sono. Che casino! Quanto è troppo! Traffico assurdo e guidano anche un po' da cani qui. Su questa strada di campagna per evitare quel traffico. Guardate quanto sono salito. Quella è la strada che ho evitato. O salite o traffico. Ho scelto la salita. Anche perché dopo una salita, come dicono i più grandi cicloviaggiatori, c'è sempre una discesa. Nel frattempo mi avvicino in Albania e spiego come ho deciso di iniziare a viaggiare in bicicletta. Per alcuni può sembrare difficile o addirittura impossibile poter viaggiare per settimane in bicicletta. E la prima cosa che ti puoi sentir dire è: ma come fai? Dove trovi il tempo? Per altri potrebbe sembrare una semplice gita fuori porta e ti sentirai dire qualcosa del tipo: beato te, buona vacanza. La verità forse sta nel mezzo, ma ormai poco importa. Ovviamente dietro un viaggio in bicicletta ci vuole almeno all'inizio una bella dose di coraggio, un'organizzazione minuziosa della scelta pezzo per pezzo di tutto ciò che serve portarsi dietro, scartando tutto il superfluo. Molto importante è la preparazione psicofisica per affrontare la fatica e i mille imprevisti che si presentano ogni giorno sulla strada. E a questo punto, giustamente, qualcuno potrebbe anche pensare: ma chi te lo fa fare? E dopo questo preambolo posso finalmente rispondere. Tutto forse è iniziato da un cammino di Santiago a piedi insieme a degli amici, dove notai molti viaggiatori solitari.
mai prima di allora avevo pensato fosse possibile per me viaggiare da solo. 2 anni dopo feci il cammino francese, circa 900 km in 33 giorni, in solitaria. Mi allontano sempre di più dal mare, direzione Albania, prima città, Shkoder e poi Tirana, e da Tirana a Durazzo. Continuo a vedere tantissimi serpenti spiaccicati a terra, uno era veramente enorme, un paio di metri. Nel frattempo mi si era aperto un mondo, la parola libertà aveva assunto per me un significato più ampio. Mentre camminavo vedevo sfrecciare queste biciclette cariche di bagagli. Questo modo di viaggiare mi ha molto incuriosito ed una volta tornato a casa ho cominciato a leggere e seguire le storie dei vari cicloviaggiatori in giro per il mondo. La cosa mi ha affascinato a tal punto che ho deciso di comprare una bicicletta e provare. Prima esperienza una settimana in giro per il Gargano, una fatica bestiale ma anche un'emozione indescrivibile. Da allora praticamente non mi sono più fermato. Andare a piedi è un buon modo di viaggiare, sicuramente continuerò a farlo, ma un po' troppo lento. Auto o moto troppo veloci, inquinanti, rumorose. La bicicletta va alla velocità giusta, il miglior modo per scoprire il mondo in maniera ecosostenibile. Viaggiare in bicicletta è un continuo incontro con gli abitanti del luogo, la condivisione è una costante, ogni giorno è una sorpresa. Cani randagi! Questo modo di vivere con il tempo però ha degli effetti collaterali. Pedalata dopo pedalata, tristezza, malinconia e paura spariscono. Smetto di preoccuparmi di quello che pensano gli altri. Mi sento magnificamente folle e orgogliosamente fuori dal gregge. Che emozione piazzare la tenda in un posto sconosciuto e avere la sensazione di sentirmi tranquillamente a casa. Ogni giorno vedere un'alba e un tramonto da un posto diverso. Potrei dilungarmi. Ma sto per entrare in Albania, continuerò questo discorso in futuro, ma sono sicuro che molti di voi hanno già capito di cosa sto parlando. Altri 10 km e sarò in Albania. Signore, che è la dogana? Per entrare in Albania, ragazzi. Sono in Albania. Albania. Non so cosa aspettarmi da questo paese. Non ci sono mai stato. So che è poco più grande della Sicilia, conta circa 3 milioni di abitanti e che ha avuto un leggendario eroe nazionale detto Skanderbeg, che riuscì a bloccare per oltre 2 decenni l'avanzata dell'impero turco ottomano verso l'Albania e l'Europa. Eroe invincibile che si arrese solo alla malaria. La mia prima impressione, un salto indietro nel tempo di circa 30 anni. Al primo bar dove mi sono fermato ho incontrato una persona molto gentile e disponibile che mi ha parlato in italiano. Sto incontrando varie moschee con i loro minareti, segno delle varie religioni che hanno imparato a convivere tra loro. Noto un paese ancora poco organizzato, dove ognuno si arrangia come può. È un paesaggio tutto sommato molto bello. Mi piace. Thank you.
periferia di Skoder non è stata delle più rassicuranti, una delle poche volte in tutto il mio giro dell'Adriatico che non mi sono sentito molto sicuro. Ma appena attraversato il ponte le cose sono decisamente cambiate. Ragazzi, ma questi mucchi di scarpe, siete abituati a vederli così? Come si fanno a ritrovare i numeri? Oggi ho saltato il pranzo, ho una fame. Buonissimo. A primo impatto l'ingresso della città non mi stava piacendo per niente, invece mi sono dovuto ricredere. È una cittadina molto molto interessante. Vi faccio vedere un po' l'interno dell'ostello che ho trovato. Questa è la reception, questa è una sala comune dove c'è un barretto. Guardate che bello. La bicicletta me l'hanno fatta mettere qui dietro, bella al sicuro. Ecco qui, e qui c'è la mia camera. Normalmente un dormitorio per 6 persone ogni camera, e invece ho avuto la fortuna di essere solo oggi. Ciao. Qui c'è il bagno e la doccia. Armadietto, ho la chiave. Qui c'è una panca comodissima. L'ostello mi è costato 10 euro.